Rallenta la corsa del Covid, anche se in corsia il peso della pandemia, anche se il contesto generale fa pensare ad un ritorno alla quasi normalità nella vita sociale, pesa con un numero paragonabile ai mesi più complessi della gestione pandemica. A Padova, rispetto ad un anno fa, i contagi registrati sono 6 volte quelli dello scorso anno in questo periodo ed anche i ricoveri, in cui pesano persone che ricoverate per altri motivi si rivelano poi positivi, fanno propendere ancora per la prudenza, nonostante la curva sembri ora in discesa in quest'ultima settimana. Questa settimana abbiamo notato questo rallentamento dell'ascesa della curva, che naturalmente cresce, ma cresce meno rispetto alla settimana precedente. E noi siamo sempre, come dire, speranzosi che le cose vadano via via migliorando. Certo, abbiamo ancora 76 persone ricoverate, quindi siamo da diversi giorni sopra i 70 ricoveri qui in azienda ospedaliera. Di questi 76, attualmente 5 sono in terapia intensiva. È vero comunque che il 25% sono persone ricoverate per il Covid. La restante parte, il 75%, sono persone ricoverate con il Covid, quindi ricoverate per altre patologie, e la positività la si riscontra appunto durante il ricovero. Un capitolo importante è quello dei vaccini, soprattutto dopo che virologi influenti hanno parlato della scarsa efficacia della quarta dose. In realtà il riferimento è alle quarte dosi fatte con i vaccini non aggiornati. Oggi, con le varianti in circolazione, l'efficacia del nuovo vaccino è invece molto alta e, come sempre, soprattutto sugli effetti più gravi del virus. Qui raccomandiamo fortemente la quarta dose, soprattutto appunto così come è stato aggiornato il vaccino, quindi con le ultime varianti dell'Omicron. Stiamo notando un maggior afflusso, ma non è ancora proprio quell'afflusso che vorremmo ai centri vaccinali, quindi facciamo questa quarta dose. Si può associare anche all'antinfluenzale, perché dal 24, dal fine ottobre, 24 mi sembra, sì, sia la data giusta, parte anche la vaccinazione antinfluenzale. Ci sono molti casi di reinfezione. Sì, abbiamo questi casi di reinfezione, probabilmente dovuti a un calo di immunità dovuto alle precedenti vaccinazioni, parlo della prima, seconda e terza dose. C'è il discorso appunto della reinfezione dovuta al contesto sociale che stiamo appunto vivendo, ormai la gente la si vede dappertutto senza mascherina, e quindi l'invito è attenzione, insomma, sempre buon senso, prudenza.